Ma quindi, Shoyo e bentornati in questo episodio relativo alla quarta generazione di Pokémon. Adesso, le regole sapete, voto da 1 a 5, opinioni personali, tutto quello che volete sapere in generale, ma prima di iniziare con questo video, voglio dire che la quarta generazione è probabilmente quella che preferisco in assoluto. Quindi, è probabile che escano fuori un bel po' di 5,5, è possibile che escano fuori un bel po' di voti positivi, ed è così all'incirca. Quindi, oggi dovrei non far arrabbiare nessuno sperando. Succede in ogni episodio, quindi spero che questo episodio sia un pochino diverso. Spero, giusto, speriamo. E ovviamente si parte dagli starter. Tartuig a me piace un sacco. Non so perché mi fa un sacco più impazzire rispetto a quelle delle precedenti generazioni. Quindi 5 su 5. Growtol, che non so come si pronunci, è un pochino più tozzo e strano. Quindi lui mi piace molto meno rispetto a quello di prima, quindi 3 su 5. Ma Torterra arriva improvviso, non te aspetti, 5,5. È il mio starter preferito in assoluto di tipo erba. Sì, quindi 5,5 se lo merita senza alcun dubbio. È una cacchio di tartaruga, mezza roccia, mezza alberi giganti, ed è anche una tartaruga bella. Quindi come faccio a non dargli 5,5, su via. E qua si passa a un altro preferito. Ad esempio Chimchar e la sua linea evolutiva, visto che un sacco di persone o la odiano o la amano tantissimo. Non ho capito perché. Comunque Chimchar, io sono tra quelli che l'amano. 5 non fai una logica evoluzione 5 su 5. E Infernape è il mio starter preferito di tipo fuoco, quindi anche lui 5,5. Probabilmente è il mio starter preferito in assoluto. Credo tra tutti gli starter di tutte le generazioni lui sia il mio preferito in assoluto. Vi direte, dopo dei voti così alti, Piplup rimarrà un po' indietro? Sì, ma non di tanto, perché Piplup 5 su 5. Primplup anche lui un pochino più tozzo e meno carino, quindi 4 su 5, però mi piace comunque un sacco. Ed Empoleon è fighissimo perché è un pinguino imperatore acciaio stronzissimo, e anche lui 5 su 5 perché è bello. Il Pokémon uccello di questa generazione qua, anche lui mi piace un sacco, quindi Starly 5 su 5. Mi piace un sacco soprattutto per gli occhi. L'evoluzione è logica, ha senso, quindi anche lui 5 su 5. Staraptor perde leggermente perché c'è questo ciuffo un pochino strano e non mi fa tanto impazzire. Mi piaceva tenesse un pochino di più gli occhi come le evoluzioni precedenti, però comunque mi piace un sacco, quindi 4,5 su 5. Ed ecco il preferito di tutti, Ebiduf. Lo so che tutti lo odiano, però lo odiano tutti così tanto che a me mi fa quasi simpatia. Quindi gli do 3 su 5. Gli do il voto base, perché non è un bellissimo design, però mi sta troppo simpatico a questo punto. Sono troppi meme sopra di lui. Bibarel però è abbastanza più brutto. Cioè questi occhi, principalmente sono gli occhi. Se avessi avuto gli occhi di Bidoof sarebbe stato molto meglio. Quindi 2 su 5. Kakatot anche lui ha un pochino gli occhi da Starly, ed è così un pochino tozzo che non capisce cosa sta succedendo. Però lo trovo simpatico, quindi 3 su 5. Kakatune può sembrare incredibilmente stupido, e lo è perché è un Pokémon con dei baffi giganti. È abbastanza originale come design, è molto diverso rispetto a quelli precedenti. Quindi 3 su 5. Sapete, no, che c'è il Pokémon cane di ogni generazione, c'è tipo Growlithe, c'è Rockruff, Mightyena, c'è tutti quei Pokémon lì. Di tutti questi qua, Shinx è, assieme alla sua linea evolutiva, è sicuramente la mia preferita. Quindi Shinx 5 su 5. Luxio perde un pochino perché si vede palesemente che è la forma di mezzo, e quindi perde un pochino, però 4 su 5. E Luxray non so perché mi fa impazzire. Non so perché, mi è sempre piaciuto tantissimo, ed è il mio preferito tra tutti quelli di questa, diciamo, categoria di ogni generazione. Quindi anche lui 5,5. Budev, non so come si pronunci, però Budev è molto carino come nome. Tra l'altro c'è una faccia che è evidente che stia capendo tutto, perché dai, con quell'espressione lì non può non star capendo tutto. Quindi 4 su 5. Roserad rispetto a Roselia secondo me perde tantissimo. Non so perché, forse la maschera, forse come gli hanno fatti i fiori. A me non piace niente, quindi 2 su 5. Kanidos è un fossile strano, perché è simpatico, mi piace da cosa è ispirato, però l'esecuzione non è quella delle migliori, quindi gli do 3 su 5. Rampardos, l'evoluzione logica un pochino più tozzo e arrabbiato, gli do 3,5 perché è più figo. Sheldon, oh Sheldon, quello di Big Bang Theory, Bazinga. Sheldon, ci può stare, 3 su 5. Bastiodon l'hanno cercato di rendere più brutto e arrabbiato, messo così che lo vedi da qualche parte e ti caghi in mano, perché lì tutta sta faccia arrabbiata, non sto capendo niente. Quindi mi piace un sacco, 3 su 5. Burmy e la sua linea evolutiva è la peggiore di tutte, perché c'ha l'evoluzione, c'ha questo stato, c'ha questo stadio e c'ha questo stadio, e fanno tutti cagare, non li utilizzerei mai, sono brutti. Quindi senza alcun dubbio primo 0 su 5, assolutamente lui è brutto. E assieme a Wormadam è brutto, non lo sopporta, 0 su 5 anche lui. Mothim guadagna leggermente in più rispetto agli altri, però dai, di nuovo 1 su 5. Combi invece mi è sempre piaciuto, perché hanno preso il Pokémon Ape e hanno fatto nel modo più strano possibile. E a me piace, è originale secondo me, quindi 3 su 5. Vespiquen invece è super arrabbiato, cattivissimo, e mi è sempre piaciuto un sacco, quindi 4 su 5. Come sapete io odio tutte Pokémon Pikachu di ogni generazione, perché non ha senso di esistere, mi sta sul cazzo. Però Pachirisu, tra tutti questi, forse è quello più
diverso rispetto agli altri, assieme a Touge e Demaru della settima generazione, quindi 2 su 5. Weasel è estremamente originale, non so perché. È un Pokémon che lo vedi e dici, questo è un Pokémon, capisco che è un Pokémon e non l'ho mai visto prima. Quindi a me piace un sacco. 3 su 5. E Floatzel, l'evoluzione logica, 3 su 5. Kerubi è... lo sapete, a me piacciono un sacco questi Pokémon qua perché hanno una faccia stupidissima e c'è pure quello dietro che è del tipo, oh, come sono soddisfatto, quindi 3 su 5. Cherrim è un Pokémon estremamente emo perché credo che quella qua sotto debba essere la bocca. Però c'è pure la forma splendore, che è completamente diverso. La forma splendore non mi fa tanto impazzire, quindi 2 su 5. Shellos, anche lui mi piace un sacco perché c'ha la faccia estremamente stupida. C'è pure due forme diverse, c'è pure quella mare est, 3 su 5. Gastrodon invece mi piace di più, perché ha un rezzo molto meno senziente, diciamo, è molto più lumaca e... estremamente strano ed è originale, quindi 4 su 5. Ambipom è l'evoluzione di un Pokémon della seconda generazione, se non sbaglio, e mi fa cacare. Lui non mi è mai piaciuto per niente. 1 su 5. Drifloon è bellissimo. Il Pokémon Spettro molto spesso è difficile farli male, 4,5 perché non è da 5. Drifblim è l'evoluzione logica, è un pochino più tozzo e bello, 4,5. Vuneary è un coniglio, però è sicuramente meglio rispetto a quello della sesta. Ma non lo so, è un po' dimenticabile, 2 su 5. Potrei fare lo stesso sketch di Gardevoir, ma ho un'integrità, ho una morale, e questa volta non lo farò. E non parlerò assolutamente niente di tutto quello che fa internet con determinati personaggi, con determinati Pokémon, e non lo prenderemo neanche in considerazione, e non lo menzioneremo neanche in questo video. Quindi, 3 su 5 perché il design è carino. Nessun'altra ragione, state calmi. Io non so niente e voi non sapete niente. Miss Magius è... fichissimo, hanno preso Misdreavus della seconda, se non sbaglio. Le hanno dato un'evoluzione ed è una delle mie preferite in assoluto. Ma sì, 5,5, mi piace tantissimo, lo mettere quasi in ogni squadra. Anche che l'evoluzione logica, mi piaceva comunque quella precedente, quindi 4 su 5. Clemiao è un Miao un pochino più brutto, quindi 2 su 5. Puragli so che deve essere brutto, riesce a essere brutto, fin troppo bene riesce a essere brutto. Non so perché gli piace fare i Pokémon brutti, quindi... gli do 1 perché riesce a essere in quello che deve essere, quindi 2 su 5. Cingaling è bellissimo, 4 su 5. Stanky non so perché si divertono a mettere delle palle in faccia. Questo leva un pochino tanto al design, però è un porcospino. Ci sono pochi porcospino, no, una moffetta. Ci sono poche moffette in questo gioco, 2 su 5. Stanktank è con le palle in faccia, ma è anche emo, quindi 2 su 5. Sono tantissime persone che odiano Bronzor, ma a me sinceramente non mi fa così schifo come tutti gli altri perché è diverso. C'è anche lui il problema di avere palle ovunque, perché non lo so, quando dicono non so cosa metterci in questo design, mettono un pochino di palle ovunque. Però secondo me resta comunque molto figo rispetto ad altri Pokémon di questa categoria, tipo Magnemite o alcuni successivi, quindi 3 su 5. Bronzong, abbastanza evoluzione logica, è una campana, 3 su 5. Bonsly, nessuno ha chiesto per questo Pokémon, ma visto che ce l'abbiamo, è piccolo e carino, 3,5. What you gonna do about it? Hanno? Oh, no, my problem. Fuck you, bro. Mime Junior. È più bello rispetto a Mr. Mime. Mr. Mime quanto avevo dato? 0. È probabile. Non so, lui gli do 2. Happiny. Happiny è super carino. Non so perché di tutti gli altri Pokémon rosa piccolini, lui è l'unico che mi piace. Probabilmente è la sua solita faccia da coglione che mi piace un sacco di questi Pokémon qua. Quindi 4 su 5. Chateau non mi fa impazzire come uccello. 2 su 5. Spiritomb. Spiritomb non ho capito perché sono tutti ossessionati con lui. È perché è spettro buio, quindi è un tipo strano. Non lo so, è un tipo con aspetto, è uno dei pochi che non trovo molto originale, mi sembra un po' messo lì a caso, quindi 2 su 5. Gible! 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 5 su 5. Gabite, una delle poche evoluzioni intermedie che resta comunque, che riesce comunque a essere estremamente figa. Quindi anche lui 5 su 5. Siamo tutti calmissimi, qua c'è Garchomp. Garchomp è molto probabilmente il mio Pokémon preferito di sempre, estremamente figo. È un drago piragna, squalo strano, di terra, cattivissimo, con... bello! Vado sopra il 5,5. Io voglio andare sopra il 5,5, ma poi sbaglio. No, no, non vado sopra il 5,5, ma si merita sopra il 5,5. Però 5,5. Mua, Garchomp. Munchlax è uno dei pochi baby Pokémon che nessuno chiedeva, perché devi fare la pre-evoluzione di Snorlax. Però comunque non è brutto. Si vede che è un'evoluzione precedente di Snorlax. 3 su 5. E qua arriviamo a un'altra linea evolutiva che probabilmente è considerata assieme a altri Pokémon una delle poche che è amata a livello globale, non c'è nessuno che la odi. Quindi Riolu 5 su 5. Lucario non è uno dei miei Pokémon preferiti, ma resta comunque una cosa fighissima. Può andare bene ovunque, è bello, è originale, è quasi una delle facce di Pokémon, quindi 5 su 5. Che cazzo di faccia gli hanno fatto? Quanto è bello Hippopotas. Hippopotas è... c'ha dei problemi, quindi dobbiamo un pochino aiutarlo. 2,5. Hippodon invece mi piace un sacco perché c'ha sia la versione così sia la versione nera. Però a me piace un sacco Hippodon. È un Pokémon di tipo terra molto bello secondo me. 4,5. Scorupi è un Pokémon scorpione, non ce ne sono tanti di
questo tipo qua. È un pochino strana la prima evoluzione, perché non capisco cosa siano tutti questi artigli qua, però non è brutta, quindi 3 su 5. E poi non so perché io Drapion lo trovo bellissimo. Cioè, queste chele gigantesche che gli escono dalla bocca. Dovrebbe essere ancora un po' come un scorpione, ma lo è lontanamente. Ma non so perché mi piace. Mi è sempre piaciuto, ma mi rendo conto che il design è strano e che so che non possa piacere a tutti. 4 su 5, perché a me comunque piacciono molto. Anzi, no, sai, 4,5, mi piace davvero tanto in realtà. Krogunk è una delle rane che mi piace di più di Pokémon in generale. È un Pokémon di tipo lotta che mi piace finalmente, che ce ne sono davvero pochi in questo gioco. Quindi 4 su 5. Toxicroak, secondo me, è l'evoluzione più figa, perché anche se c'è questa palla gigantesca qua, c'è questi artigli sulle dita tipo Velociraptor, che è strano. È bello, 5 su 5. Ecco, adesso arriva un pochino quelli strani. Carnivine, perché? Abbiamo già Victreebel. 2 su 5, poco originale. Finion è un pesce. Perché? Aspetta, eccolo qua. Perché dobbiamo continuare a fare Pokémon pesci? Eccoli qua, spoilerato il Pokémon d'ottava generazione, pesce. Eccolo qui, è un pesce, non c'è niente di originale. Questo è Finion per me. Però non è un brutto design. E dovrebbe brillare al buio, non mi ricordo come funzionava, quindi... 2,5. Torna sull'albero, pesce. Hai fatto il tuo dovere. Luminion è stessa cosa, 2,5. Mantaic, anche lui, boh, hanno chiesto questa pre-evoluzione qua, insomma. Nessuno la voleva. Non è brutta per la pre-evoluzione. 2 su 5. Snover è strano, perché non so cosa debba essere. Dovrebbe essere tipo un albero nella neve, probabilmente. 3 su 5. Abomas è già un pochino più simpatico, perché c'è la faccia del tipo... Oh! Cosa ci fa nel mio giardino? Esci fuori! Quindi anche lui 3 su 5. Weavile ce n'era bisogno, non so perché non fosse già gestita questa evoluzione qua, già da prima. Che è molto carina secondo me, quindi 4 su 5. Magneson. Come fixare Magneton? Lo trasformi in Magneson. Perché adesso non è semplicemente 3 Magnemite messi assieme, ma sono 3 Magnemite fusi tra loro, con questo occhio gigantesco in mezzo e le calamite. A me lui piace un sacco, perché è un miglioramento sotto ogni punto di vista. Quindi 4 su 5. Sapete, no, che a me piace Lickitung? Lickilicki sono detti, possiamo renderlo più strano? Sì, gli hanno reso questa molto più tozzo, questa lingua molto più dritta e i simboli del wifi sulla pancia, che aiutano sempre con il suo look di non capisco un cacchio. Quindi 4 su 5. So perché mi piacciono questi Pokémon qua. Oh, parlando di Pokémon che mi piacciono, Rhyperior, una delle più belle linee evolutive della prima generazione, rovinata completamente. Lui è la più brutta evoluzione della quarta generazione, senza alcun dubbio. 0 su 5. Tangrowth invece mi piace. Anche lui non c'era tanto bisogno. In realtà sì, perché alla fine Tangelan era lì a sé senza alcuna ragione. E mi piace di più come design, quindi 3,5. Electivire, altro dei miei Pokémon preferiti in assoluto. La sua evoluzione da Electabuzz migliora sotto un sacco di punti di vista ed è bello. Lui proprio lo guardo e dico fico. Quindi anche lui 5,5, mi piace tantissimo. E se Electabuzz ha avuto un incredibile miglioramento, Magmar, che si trasforma in Magmortar, è un incredibile miglioramento, perché mi piace un sacco che ha dei cannoni che sparano fuoco al posto delle braccia. Però c'è questa bocca un pochino strana. Però mi piace un casino, 5 su 5. Togekiss è un miglioramento, anche lui sotto ogni punto di vista. Adesso è un Pokémon che mi piace. Evoluzione centrale mi fa schifo. 4 su 5 lui invece. Yanmega, la prima mega evoluzione, non lo so. Anche lui serve a fixare un Pokémon delle vecchie generazioni, perché era stato lì a caso. Quindi 3 su 5. Leafeon tra le evolution è una delle più belle secondo me. C'ha questi occhi super strani, c'ha le foglie che stanno molto bene con il suo design. 5 su 5. Glaceon invece con questa frangetta non mi fa troppo impazzire. Ma non è brutto, quindi 4. Eccolo un altro. Gligar, della seconda generazione, che si evolve in Gliscor. Gliscor, anche lui secondo me, è uno dei design più fighi in assoluto. È bellissimo, una delle migliori evoluzioni che abbiano mai fatto. Quindi 5,5. Io lo metterei in ogni squadra anche lui. Mamoswine, anche lui un miglioramento sotto ogni punto di vista secondo me. L'evoluzione precedente era una collinetta senza ragione. Quindi lui 3,5. Porygon Z è la solita evoluzione di Porygon. Porygon ci può stare sempre, non è che sia un brutto Pokémon. Normale, 3 su 5. Gallade, hanno detto meglio se fixiamo un pochino la storia di Gardevoir, eh? Sarebbe essere una buona idea. Hanno fatto un Pokémon bello. 5 su 5. Probopass è la perfetta evoluzione di Nosepass, perché è come quello vecchio, ma c'ha più nasi e c'ha un sacco di peli che escono dal naso. È stupido, mi piace un sacco. Mi piacciono sti Pokémon così. 3 su 5. Dusknar, ad esempio, di Rhyperior, che hanno cambiato i colori in modo sbagliato. Dusknar, secondo me, funziona molto meglio anche con questi colori qua. Quindi 4 su 5. Frozlass, anche lui da Snorant. Non c'entra molto lo Snorant, ma rispetto a Glilee, come cazzo si chiama, è un miglioramento sotto ogni punto di vista. A me piace un sacco di più lui. Mi dispiace che non abbiano fatto la sua mega evoluzione un po' in sesta. Hanno fatto quella di Glalie. Vabbè, 5 su 5, lui mi piace tantissimo. Rotom, altro Pokémon spettro veramente strano. Perché poi c'è Rotom calore, Rotom lavaggio. Ok, c'è una molletta qua come braccio ed è bellissimo. Rotom gelo, Rotom vortice, che è un ventilatore. E c'è Rotom taglio.
Come fai a non amarlo? Cioè, tutti i tipi possibili e immaginabili da uno spettro. 3,5, perché alla fine è un po' design strano. Oh, siamo già ai Pokémon leggendari di questa generazione qua. Non pensavo di arrivarci così in fretta. Adesso, con i Pokémon leggendari di questa generazione qua, è un po' un hit or miss, secondo me. O ti piacciono incredibilmente, o fanno schifo al cazzo. Tipo il trio delle emozioni, come si chiamano loro. Uxie, dei tre, è quello che mi piace di più. Quindi 2 su 5. Dobbiamo considerare che sono leggendari e quindi devono essere trattati da leggendari, eh. Quindi Mesprit non mi piace niente, 1 su 5. Azelf anche lui. Non ce n'è, boh, non mi piace, 1 su 5. Adesso arriva a quelli un pochino più frizzanti e arrabbiati. Il controllore del tempo Dialga. Dialga è un drago incredibilmente strano e figo. 5 su 5, non credo di potergli dare di meno. È bello e diverso rispetto agli altri. Palkia anche lui è fichissimo. Meritatissimo, 5 su 5. Itran invece non mi piace niente. Non è incredibilmente brutto, ma non mi sembra assolutamente un leggendario. Penso potesse essere un Pokémon da sé che puoi trovare a giro per il mondo. Quindi 2 su 5. Perché non è un brutto design, ma non è un leggendario. Regigigas è il più figo dei Regi. 4,5. Perché non sono da 5, però dà quasi un senso in più al trio della terza generazione. Eccetto per il fatto che sia ingiocabile a livello proprio del gioco, perché deve dormire per 7 turni, però può stare. Giratina invece è uno dei miei leggendari preferiti di sempre. Assieme a Mewtwo e assieme a qualcun altro che vedremo poi in futuro, lui è bellissimo. C'ha sia questa forma qua, sia la forma originale che è ancora molto più figa. È uno spettro drago, quindi è dei tipi fichissimi. E cattivissimo, ribelle, c'ha tutto il suo ultramondo a sé. Non è ultramondo, è il mondo distorto, ma che si chiama quello che dove vive lui. 5,5, uno dei migliori leggendari di sempre. Anche lui, Cresselia, è... Sì, lui, ad esempio, Cresselia, lo vedo che è un leggendario, ma non mi fa troppo impazzire. Non c'è niente che ti faccia dire, oh mio Dio, è fighissimo, vorrei lanciargli addosso una Master Ball. No, 3 su 5. Anche loro non li capisco. Fion, 1. Manaphy anche, boh, non so, 1... Non lo so, non c'hanno niente di interessante. E se quelli di prima non c'hanno niente di interessante, Darkrai è leggermente il mio Pokémon leggendario preferito di sempre. È troppo figo. Mi fa strano che sia di tipo buio, non sia soltanto di tipo spettro. Questa è una cosa che mi ha sempre dato un pochino fastidio, perché mi sembra uno spettro e deve... Boh, Seba è uno spettro, su via, non ci mentiamo. Più lo guardo, più mi piace. 5,5 senza alcun dubbio. Oggi ve l'avevo detto che ne avrei dati tanti e non dati tanti. Shaymin è... Oddio, la forma cielo non mi piace niente. La forma cielo mi darei tipo 2 su 5, perché non c'è niente che mi piaccia. Ma la forma terra è il Pokémon leggendario carino che mi piace tantissimo, mi darei tipo 4 su 5. Quindi facendo una media tra i due direi 3 su 5. Arceus, eccolo qua. Con lui finiamo la quarta generazione. Il dio. Arceus è il dio e secondo me l'hanno realizzato molto bene, perché questa creatura molto strana. Si vede che è in grado di pensare perché c'è questa faccia tipo quasi umana. Si vede che è un Pokémon perché c'ha comunque questo tipo cavalcatura cavallo strana. Si vede che è un dio perché c'ha queste cose attorno che mi ricordano molto tipo le figure mitologiche realizzate in Giappone. E mi piace un sacco a me. Non è uno dei miei preferiti di sempre, però bisogna dare rispetto a Arceus. Se diamo un voto basso a Arceus, tutta questa serie qua verrà completamente cancellata e ci libererà Giratina contro di noi, senza che Dialga e Palkia possano controllare lo spazio e il tempo per salvarci dalla nostra inevitabile fine. Quindi Arceus meritato 5 su 5. Ma Victini è della quinta, se non sbaglio. È il primo Pokémon della quinta, se non sbaglio. Non mi ricordo mai questa storia qua, quindi lo metterò nei Pokémon della quinta, perché se non sbaglio era una distribuzione che facevano al GameStop nei primi giorni della quinta, perché era stato mostrato un pochino prima rispetto all'uscita della quinta attraverso un film su di esso, se non sbaglio. Però c'era tipo una stessa cosa anche con Zoroark. Non mi ricordo bene. Lui lo mettiamo tra la quinta perché è della quinta, da quello che ho capito. Quarta generazione, fichissima. Adesso devo fare la media, scusate. Sono curiosissima, perché credo che in realtà questo voto qua sarà super alto in confronto ad altri. E la media è... 3,47, che al momento è il più alto di tutti. Credo che la seconda generazione sia al 3,3, la seconda alla prima al 3,2 e la terza al 3,1, se non sbaglio. Quindi la 3,47, che è all'incirca 3,5, è la più alta finora. E all'incirca me lo aspettavo, perché ci sono troppi Pokémon, troppi tra i miei Pokémon preferiti. Non credo di essere stato di parte, perché comunque ho dato un bel po' di 0 e 1, a differenza della seconda dove c'erano pochi Pokémon che meritavano degli 0 e 1, ma c'erano tanti che meritavano dei 3. Quindi alla fine la seconda si è salvata, perché c'erano pochi Pokémon brutti, ma c'erano anche pochi Pokémon belli. Qua invece era molto Pokémon più belli della vita, bellissimi, molti carini e in buona parte brutti. Però i Pokémon più belli della vita, incredibili, assurdi, affascinanti,
top. Mi hanno salvato questa generazione qua. Prossima volta passiamo alla quinta. La quinta non lo so cosa possa uscirne, perché la quinta mi rendo conto che ci sono tanti Pokémon brutti della quinta, ma ci sono tanti Pokémon belli anche. Wow, quarta generazione fatta, la mia generazione preferita per il momento. Me l'aspettavo. Garchomp e Gliscor sono tra i miei Pokémon preferiti. Darkrai è uno dei più belli leggendari. Giratina fighissimo. Infern è fighissimo. Torterra fighissimo. Luxray fighissimo. Cosa ho dato? 5,5. Credo di star parlando abbastanza. Credo di avervi annoiato abbastanza. Credo che ci vedremo nel prossimo random time. Ah, voi in realtà non lo sapevate, ma in realtà questa è una telecamera, non è... Aspettate, scusate, non volevo... scusate, non vomitate, ok. Ah, questa è una telecamera, non è la webcam. Quindi posso andare così e fare...